Buongiorno, buona domenica, benvenuti a Omnibus. Allora, parliamo naturalmente della frustata di Giorgio Napolitano che ieri ha avvertito, possiamo dire, i partiti e li ha ammoniti sul rischio di inconcludenza e ha anche detto vigilerò. E parliamo anche delle aperture di Enrico Letta ieri dal Festival dell'Economia di Trento, da una parte sull'opzione di un presidenzialismo, un semipresidenzialismo, cioè sulla possibilità di eleggere il capo dello Stato direttamente. È un'affermazione che genera subito qualche turbamento in una parte del Partito Democratico e, ancora più importante, delle aperture di Enrico Letta sulla priorità al lavoro e quindi l'impegno a abbassare le tasse sul lavoro, che è un argomento cruciale visto anche il livello della disoccupazione giovanile, che ha raggiunto addirittura il 42%, come sappiamo dai dati proprio recentissimi, gli ultimi, quelli usciti ieri. Di questi argomenti parliamo con i nostri ospiti di oggi, che vi presento, e sono Goffredo De Marchis della Repubblica, buongiorno, Guido Gentili del Sole 24 Ore, buongiorno, Paolo Cerino Pomicino, buongiorno, che non ha bisogno di ulteriori precisazioni e comunque è anche collaboratore e commentatore per il Foglio e per il Giornale, e Marco Valerio Loprete. Per il Giornale, che no. Lo fui qualche volta. E poi Marco Valerio Loprete, che è invece il cronista economico del Foglio. Buongiorno. E poi in collegamento da Trento c'è Lucrezia Reichelin, buongiorno, che è un economista, buongiorno, membro del consiglio d'amministrazione di Unicredit e insegna alla London Business School. E poi abbiamo in collegamento da Milano un altro economista che è stato ospite di Omnibus e quindi gli diamo il bentornato, che è Giulio Sapelli dell'Università Statale di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Professore, anche a lei. Allora, io però comincerei subito con Goffredo De Marchis, perché c'è naturalmente il lato politico del messaggio, è tutto politico, il messaggio del Capo dello Stato, che per il 2 giugno ha detto qualcosa che fa anche fare qualche titolo, diciamo, sul filo della critica a qualche giornale, su un interventismo di Napolitano, visto che dice vigilerò sulle riforme, sembra di capire, ma anche sul fatto che i partiti facciano qualcosa. E secondo te con chi ce l'ha Napolitano? I partiti, ma i partiti anche nel governo? No, secondo me ce l'ha. Voglio dire, mi sembra che, diciamo, nei tempi più recenti i partiti si siano un po' distratti rispetto all'impegno che avevano preso per la rielezione del Presidente della Repubblica. E, sembrava un impegno solenne, no? Che doveva appunto servire a richiamare in servizio una persona di 88 anni che aveva detto in tutti i modi di non voler ripetere l'esperienza del Quirinale. E invece mi sembra che poi i partiti l'abbiano preso un po' più a cuor leggero e abbiano ricominciato, diciamo, quel gioco inconcludente, soprattutto, diciamo, nella partita delle riforme. È una partita che obiettivamente è un po', in questa fase così di crisi così profonda, un po' appare, diciamo, non prioritaria, ma che invece per il Capo dello Stato e forse anche proprio per la struttura dello Stato è diventato, soprattutto per i ritardi, no, che ci sono stati, cioè una cosa di cui si parla sempre, che si usa sempre magari in maniera strumentale, il tema delle riforme, e che a un certo punto va diciamo risolto. E questa è l'occasione, ci sono le larghe intese, c'è stato appunto un richiamo in servizio di Napolitano così disperato e così accorato da parte delle forze politiche. Questa sembra davvero l'ultima occasione per farle. E allora il Capo dello Stato richiama sia l'impegno che i partiti hanno preso con lui, sia a questa possibilità, a questa finestra, perché queste riforme di cui tanto si parla, perché la verità è che queste riforme sono diventate praticamente acqua fresca e una cosa irrilevante, perché sono state un argomento usato
e abusato in maniera impressionante in questi ultimi anni. E richiama, diciamo, su questo punto richiama i partiti a non dimenticare l'impegno che hanno preso. Questo mi sembra, anche se io i partiti invece li vedo molto distratti su questo fronte e hanno cercato di rinviare il più possibile alla fine anche la mozione per a giocare la partita scritta in maniera, diciamo, strumentale. Chi dice che il governo, diciamo, la gioca per cercare di blindare se stesso rinviando i tempi, che c'è questo, diciamo, c'è la legge elettorale che è il vero tema di queste riforme, che è una legge elettorale che ha fatto comodo a molti, ma che fa comodo soprattutto a Berlusconi, il Porcellum, perché è veramente, incarna un modello berlusconiano, cioè di scelta dall'alto dei parlamentari, un premio maggioritario che, insomma, sostanzialmente è molto personale, cioè quindi in una battaglia delle politiche, diciamo, quindi nazionale, si gioca molto sulla persona, che può appunto portare il partito a prevalere e avere poi un premio di maggioranza abnorme come quello, e che in questo caso ha preso, diciamo, per pochi voti il centrosinistra, ma che la prossima volta può prendere per altrettanti pochi voti il centrodestra e giocarsi poi la partita in maniera diversa. L'appello è questo, insomma, secondo me è rivolto soprattutto per le dichiarazioni e per quanto riguarda la legge elettorale al PDL, che è quello che fa più resistenza sull'abbandono dell'attuale norma che regola il voto. Segnalo che il quotidiano Libero invece dice che è un messaggio soprattutto a Renzi, che il capo dello Stato è stato irritato dalla vicenda della mozione Giachetti, che è stata interpretata come una forzatura. Ci riferiamo al tentativo di riportare il Mattarello, di scrivere perlomeno nella mozione, perché poi si tratta sempre di indirizzi, di vincolare il Parlamento poi a cambiare intanto il Mattarello e il Porcellum con il vecchio sistema della legge Mattarella. Lo stesso Enrico Letta, diciamo in privato, racconta che questi problemi sono sicuramente importanti, ma diciamo la sorte del suo governo si gioca su tutt'altro piano, cioè sul piano del lavoro, sul piano dell'economia, sul piano degli investimenti, soprattutto sul piano di un convincimento rispetto ai partner europei di una politica diversa da quella del rigore. Quella è la vera partita. Mi ha colpito ieri su una cronaca locale romana di un quotidiano, c'era una pubblicità di un ristorante, di una pizzeria che si chiama Il Mattarello, e la pubblicità era tutta giocata sulle parole della legge elettorale. Se vi siete stufati del Porcellum Surgelatorum, dovete passare al Mattarellum. Ecco, diciamo che nell'immaginario collettivo la legge elettorale ha anche questo tipo di punto di vista. Questo però potrebbe essere una risposta a quelli che dicono che non interessa a nessuno e che nessuno se ne occupa, se viene usata per la pubblicità. Però, diciamo, forse viene un po' ridicolizzata. Allora, io vorrei andare da Lucrezia Reichlin, perché ieri a Trento c'era esattamente ospite Enrico Letta, e quindi non so se lei ha avuto modo di ascoltarlo, ma in generale vorrei chiederle, visto che appunto agli economisti uno dice perché la questione delle riforme istituzionali, però siccome l'obiezione che viene fatta sulla questione riforme è sempre c'è ben altro da fare, insomma, appunto serve prima occuparsi del lavoro, della ripresa, eccetera, come se fossero due cose che sono priorità differenti e non, come dire, non cose che possono viaggiare su binari paralleli. Vorrei chiedere a lei se è così, se cioè alla fine questo discorso delle riforme è una specie di in più o comunque qualcosa di secondario, se invece riguarda anche la capacità di decisione, la rapidità di decisione dei governi. Ma io credo che le cose debbano andare insieme. Noi siamo di fronte ad un'emergenza lavoro, e sono completamente concordo con quello che dice Letta, che, diciamo, la legittimità di questo governo e di chi lo succederà sarà sulla questione lavoro e in particolare sulla questione giovani, cioè perché abbiamo una generazione che ormai è fuori dal mercato del lavoro, e questo ha delle conseguenze non solo per le condizioni economiche correnti ma anche quelle future,
perché ovviamente i giovani sono il nostro futuro, la nostra capacità di produrre nel futuro. Quindi l'emergenza giovani c'è, però non vorrei che questo rimanesse una parola vuota, perché il problema giovani in Italia in qualche modo c'è sempre stato, è stato aggravato enormemente dalla crisi e di qui il senso dell'urgenza, però non possiamo pensare che questo problema dei giovani fuori dal mercato del lavoro sia solo una questione della corrente congiuntura. È il frutto di un insieme di cose. E molte di queste cose hanno a che fare con la difficoltà dell'Italia di essere competitiva, di innovare, e molto ha a che fare con la riforma più generale dello Stato e dell'economia. Detto questo, c'è anche un problema di domanda, e quindi un problema di poter rimettere, insomma, innettere delle risorse in questo momento in Italia, e c'è una dimensione europea di questo problema, in cui l'Italia, date le vicende politiche degli anni scorsi, è stata molto assente in questo dibattito europeo. Quindi accolgo con favore l'idea di Letta di essere più protagonisti nel dibattito europeo. Io credo che una soluzione giovani in Europa non possa non venire da un accordo a livello europeo sull'emergenza giovani. In Italia da soli non ce la possiamo fare, perché le risorse sono poche. Ma quando si dice un accordo a livello europeo, a che cosa si allude? Come si fanno i posti di lavoro poi alla fine? Qui abbiamo visto, Letta ha detto la priorità è detassare il lavoro, che poi è quello che chiedono un po' tutti, è quello che aveva detto anche il governatore di Banca Italia Visco. Quando si dice a livello europeo, come si rianimano, come si fanno queste politiche del lavoro? Ma diciamo, c'è un dibattito italiano che è quello di tassare il lavoro oppure dare prevalenza alla detassazione sulla tassa della casa. Questo è un dibattito interno che è stato, perché è anche stato il frutto di un accordo politico. Io credo, come la gran parte degli economisti, che il problema primario sia quello di detassare il lavoro e quello secondario quello della tassa della casa. Non possiamo fare tutte e due, e quindi su questo tema appunto c'è un problema di... cioè l'Italia è diciamo sui generis in Europa per avere tasse sul lavoro troppo alte, mentre invece sulla tassazione della casa mi sembra che sia in linea con altri paesi europei. Quindi questo è il dibattito italiano. A livello europeo ci sono varie iniziative a cui si potrebbe pensare, si parla delle volte di provare a disegnare un'assicurazione alla disoccupazione a livello europeo. Credo che questo sia irrealistico, non realistico nel tema attuale, ma questo non significa che non possiamo cominciare comunque a rifletterci e a cercare delle alleanze in Europa per spingere questo tipo di cose, oltre ad accordi a livello comunitario anche per la mobilità del lavoro all'interno dell'Europa. Queste sono soluzioni che si possono trovare, che potrebbero essere anche delle opportunità per i giovani italiani, anche se io credo che la risposta non possa essere nell'immigrazione. Noi abbiamo un problema di attrarre lavoro, non solo di trovare delle vie per cercare di facilitare l'emigrazione dei giovani, ovviamente. Allora, vorrei sentire anche Sapelli, prima di tornare qui nello studio di Roma, sulla scaletta riforme oppure lavoro insieme, il governo come si sta muovendo secondo lei, se le riforme sono destinate ad andare, riforme istituzionali, ad andare in fondo ed è giusto che sia così, o se secondo lei se c'è la possibilità di farle parallelamente. Dunque, innanzitutto devo dire che io ho cambiato la mia opinione davanti alla drammatica crisi in cui siamo immersi. Da vecchio proporzionalista alla tedesca sono diventato convinto che bisogna consustanzialmente discutere di riforma elettorale e di forma dello Stato. E quindi probabilmente bisogna abbandonare, visto che la Costituzione materiale va di già in questo senso, verso un presidenzialismo a doppio turno, quindi una repubblica che aumenti il grado di presidenzialismo che c'è, bisogna discuterne, ci sono tante gradazioni, però insomma da un piccolo emulo di Mitterrand e Pierre Mendès-France mi sono trasformato in un ammiratore di De Gaulle, anche perché se noi non abbiamo uno Stato che aggreghi le forze politiche disgregate attraverso un'ingegneria istituzionale a cui io sempre mi sono opposto, devo dire che però oggi
nella frammentazione del potere in Italia è l'unica soluzione, se no non si può fare politica industriale. Perché quando noi andiamo nelle conferenze dei servizi o pensiamo di fare un rilancio istituzionale con tutti i rischi che nulla si faccia, basta pensare alla Salerno, a Reggio Calabria, basta pensare al fatto che ci bisogna fare 67 autorizzazioni per tirare su un capannone, lei capisce che il discorso sulle riforme istituzionali, sulla burocrazia, sull'apparato legale razionale dello Stato è consustanziale a quella politica economica che ho in mente io per creare lavoro. Certamente bisogna detassare in modo radicale, però bisogna assumere un punto di vista teorico diverso da quello prevalente negli economisti mainstream, che non è riformando il mercato del lavoro che si crea lavoro. Queste sono illusioni. Basta pensare ai tassi spaventosi di disoccupazione della Spagna e del Portogallo, dove hanno liberalizzato a più non posso i signori delle varie troiche che girano per l'Europa. Bisogna dare possibilità all'impresa di investire. Investire dal basso, con capitali privati, deburocratizzando e detassando sull'impresa. E quando occorre anche sul lavoro, attenti però a non distruggere i contributi pensionistici dei lavoratori, se no la domanda aggregata non ce l'abbiamo più, perché poi la gente ha delle pensioni da poveri. Già abbiamo fatto una riforma previdenziale pazzesca, passando dal ridistributivo al contributivo. Secondariamente bisogna pensare, e allora qui è essenziale la riforma dello Stato, ad una ripresa dell'intervento pubblico in economia, trovando nel breve periodo anche soluzioni intermedie per recepire le risorse. Questo discorso che i soldi non ci sono è assurdo. Allora bisogna rassegnarci e non fare nulla. Si potrebbe fare, per esempio, un prestito forzoso sui capitali oltre i 200.000 euro del 5% da destinare immediatamente, non tanto alla cassa integrazione in deroga su cui i soldi già ci sono, grazie ai miliardi che abbiamo a disposizione perché la UE ci ha tolto, cioè la Comunità Europea, l'Europa, chiamatela come volete, ci ha tolto dalla procedura di infrazione, ma bisogna creare la possibilità di creare enti che creino lavoro, imprese sane che garantiscono servizi alle piccole e medie imprese che oggi non hanno. E poi bisogna pensare rapidamente alla riforma delle banche, spaccare le banche d'affari, dividerle da quelle di investimento e soprattutto creare una nuova banca pubblica per la piccola e media impresa, come sta facendo il governo conservatore Cameron. I soldi per fare questo ci sono, si può negoziare in Europa. Il governo Letta-Alfano si è mosso benissimo, con grande autorevolezza in Europa. Letta si è subito manifestato come un leader rispettato e ammirato. Quindi ci vuole un po' di coraggio, non fasciarsi la testa e continuare a dire ad ogni cosa che non ci sono i soldi. Perché ecco, se no si dimentica, mi lasci solo dire questo, sì, che la politica non è solo dare, rispondere alle risposte concrete della gente, ma è dare anche un po' di speranza. Se no qui il massacro sociale e la depressione sociale continua. Oh, però questa questione che i soldi ci sono mi pare che anche dal governatore di Banca d'Italia Guido Gentili non siano arrivate. Ma cosa può dire il governatore di Banca d'Italia, scusi, se non ripetere le filastrocche europee, ma abbia pazienza. Quindi secondo lei ci sono, sì, però non lo capisco. Ma certamente, dove ma sono? Si dia la statistica alla Banca d'Italia, oggi serve solo più a questo. L'unica cosa che fa, attacca le banche popolari e ci ricorda che non ci sono i soldi. Si inventi anche lui qualcosa, come facevano Menichella, Carli, Baffi, per creare occupazione. Allora, Guido Gentili, su questo poi sentiamo naturalmente Pomicino. Ma innanzitutto direi che l'occupazione la fa il mercato, cioè la fa un mercato che torna a essere vivace, diciamo così. Non la fanno né i regolamenti europei, non le fanno i vertici europei, che poi spesso ci hanno abituato solamente a delle promesse che poi non vengono mantenute, non le fanno nemmeno a livello di singoli paesi nazionali un decreto legge piuttosto che un disegno di legge sull'argomento. Quindi io a questo credo a poco, credo alla necessità, questo sì, appunto, di intervenire fortemente per in qualche modo rivitalizzare i mercati, e questa è una operazione complessa che riguarda... Però Sapelli dice esplicitamente, sì, il problema intervento dello Stato, insomma, che sì, i soldi il problema ci sono... sono le risorse, ma non perché manchino effettivamente
i soldi, perché il sono d'accordo sul fatto, come diceva Sapelli, che il governo si è mosso bene su, nelle sue prime uscite in Europa con il Premier Letta, però adesso diciamo, arriva il conto, diciamo, il conto di questo rapporto con l'Europa, che è un conto molto difficile, perché io non credo che ci saranno degli spazi immensi su cui noi possiamo contare, dovremo contrattarli palmo a palmo e sarà un'operazione molto difficile, primo perché la Germania va a votare a settembre, quindi è difficile aspettarsi un atteggiamento diverso dalla Germania in questo, da qui a settembre, secondo perché gli spazi obiettivi che sono stati dati, nonostante che noi siamo usciti dalla procedura di infrazione, quindi perché abbiamo rispettato la regola sul deficit di bilancio, sono oggettivamente esigui ed incombe quella che è la costruzione poi in prospettiva del fiscal compact, cioè la regola che riguarda invece il debito, come scendere dal debito, e il fatto che comunque l'Unione Europea ci obbliga a una rendicontazione molto puntuale su quello che vogliamo fare e ha già fatto capire ad esempio che su alcuni terreni l'Europa non è d'accordo, parlo per esempio dell'IMU, per esempio, che è un argomento centrale in quella che è la strategia del governo, perché c'è un accordo politico nazionale forte dietro. Mi pare che l'IMU stia in questo momento stia ricevendo colpi un po' da tutte le parti. Sì, però c'è un accordo politico secco su questo terreno che riguarda proprio l'alleanza con Berlusconi. L'alleanza con Berlusconi e la radice di questo accordo che c'è sul governo. E quindi credo che su questo qui non ci sia possibilità di tornare indietro dal punto di vista politico. Però ecco, le risorse da questo punto di vista sono obiettivamente poche e il governo anche qui dovrà scegliere, perché ha messo in campo tantissimi elementi e adesso dovrà fare sintesi e scegliere e andarlo a imporre in Europa. Quindi quando Letta dice la priorità è detassare il lavoro, in realtà sa che però c'è un'altra che c'è politicamente. Ce ne sono tante. Però ci dobbiamo fermare per la pubblicità, chiedo scusa e poi ci rientriamo subito con Pomicino e gli altri ospiti. A fra poco. Allora, di nuovo in studio, Cirino Pomicino. Sapelli dice i soldi ci sono e bisogna utilizzarli per fare la politica economica, molto statalista la versione, insomma, dell'intervento a favore dell'intervento pubblico. No, io sono d'accordo con Sapelli, i soldi ci sono a condizione che si cercano, e dove sono? Lo dico parafrasando una sorta di cacofonia. Ci sono là dove sono. C'è il 10% degli italiani che ha il 45% della ricchezza nazionale. E per spiegarlo a chi ci ascolta questa mattina, il 10% della ricchezza nazionale oscilla tra 4.500 e 5.000 miliardi di euro. Questo che significa che io voglio la patrimoniale? Al contrario, io sono contro le patrimoniali che hanno un input recessivo. Ma ci sono sul tappeto una serie di proposte, quella di Pellegrino Capaldo, quella di Pietro Modiano, quella della sezione londinese di Mediobanca, quella del duo Amato Bassanini, quella di chi ha scritto come io stesso su vari giornali, una capacità, un'offensiva di persuasione verso la ricchezza nazionale, perché venga incontro alle esigenze dello Stato, sapendo che mai come questa volta, difendendo il Paese, la ricchezza difenderebbe se stessa. Io non scendo nel merito perché i tempi non ci sono, ma le commissioni bilancio, che peraltro sono guidate da due persone autorevoli, dovrebbero avere la capacità, cosa che io ho scritto nell'ultimo articolo sul Foglio, di fare un'audizione rapida di dove andare a cercare i quattrini, perché il dato che manca ad esempio nella relazione del governatore della Banca d'Italia, che ha avuto un po' di distrazioni nel redigere questa relazione, è la questione del debito, che è il vero motivo, il vero problema, il vero macigno che sta sull'economia italiana e sulla esigenza di recuperare risorse in quella maniera. Quindi che cosa significa? Significa che le risorse possono esserci,
se si fa una sorta, lo dico perché così sono subito attaccato, una sorta di concordato preventivo con la ricchezza nazionale. Perché se qualcuno ha un'altra idea, io sono pronto, come dicevo anche quando avevo funzione di governo, a scrivere sotto dettatura, a una condizione, che ci sia qualcuno che detti. Che vuol dire un concordato preventivo? Ecco, entra nel merito, io l'ho scritto più volte, con la ricchezza c'è la possibilità di chiedere e di fare un'offensiva di persuasione, di dare allo Stato e per esso alla Banca d'Italia, perché è il debito che va abbattuto, anche un contributo che va, che oscilla secondo del reddito e del fatturato, dando a chi dà un contributo a fondo perduto allo Stato anche una sorta di premio sulla quale si può naturalmente discutere. Se noi affrontiamo questa offensiva di persuasione, noi non avremo né patrimoniale, avremo, le garantisco, avremo centinaia di miliardi, non centinaia, qualche centinaio di miliardi da poter recuperare in tempi rapidi, e potremmo trovare le risorse alle quali faceva giustamente riferimento Sapelli. Se questa non funziona, ce ne sono altre di natura più finanziaria, fatte da Mediobanca, l'indebitamento della Cassa dei Depositi e Prestiti, è vero, quindi slittando l'indebitamento dallo Stato alla Cassa dei Depositi e Prestiti, che consentirebbe allo Stato di avere maggiore libertà di utilizzare determinate risorse. Ma insomma, il Parlamento deve incominciare ad essere il Parlamento, perché oltre al governo ci sono le commissioni bilancio che una volta avevano la capacità di produrre idee. Detto questo, però, io vorrei aggiungere una cosa sulla questione delle riforme. Anche qui stamattina forse non ci sentiamo bene io e Sapelli, perché siamo completamente d'accordo. Anche pure lei discorso, è diventato semipresidenzialista, no, presidenzialista. Semi, di più. Di più. Di più, è diventato più. Bipolarista, bipolarista per DNA. Però c'è un dato, la crisi dei partiti. Ma io voglio dire sempre a chi ci ascolta, ma vi pare possibile che una grande democrazia europea ha partiti che si chiamano il Popolo della Libertà, Scelta Civica e il Partito Democratico? Trovatemi un paese europeo in cui ci sono partiti assonanti con questi nomi. La crisi dei partiti è talmente grave che oggi purtroppo non si può che trasferire l'autorevolezza che una volta stava nei partiti direttamente nelle istituzioni, come ha fatto nel 57, se non vado errato, la Repubblica Francese, la Quarta Repubblica Francese, impaludata dalla crisi dei partiti, scelse la strada del semipresidenzialismo. Perché, e concludo, perché dico no al semipresidenzialismo francese? Perché le nostre opzioni politiche in Italia sono più ampie di quelle che c'erano nella Francia degli anni 50. E sa cosa significa in Italia il semipresidenzialismo? Che noi probabilmente avremo la famosa coabitazione che si ebbe in Francia con Chirac e Jospin. Chirac il presidente, Jospin il presidente, sì, del Consiglio. Il che sarebbe poi veramente cominciare altro malissimo, che è vero, la stagione. C'è invece una democrazia presidenziale, alla quale peraltro in Italia in questa stagione sono tutti molto attaccati, c'è un filo americanismo diffuso nel paese. No, non ci dica che lei è per il modello americano, dove ci sono due sovrani democratici, è una giornata di congresso e presidente, e sono costretti a dialogare. Questo è l'uscita dalla crisi dei partiti, che consentirebbe agli stessi partiti di essere anche lessicalmente, anche nominalmente, partiti più europei di quelli che in realtà oggi ci troviamo in Italia. Allora, Paolo, dobbiamo festeggiare. Paolo, sì, dobbiamo festeggiare questo. Avete una conversione. Una doppia conversione qui a Omnibus. È una giornata. La strada di Damasco in qualche maniera mi è congeniale. Certo, certo. Allora, lasciamo un momento i folgorati, insomma, della via di Damasco. E Marco Valerio Loprete, vorrei chiedere anche a te la questione delle risorse, visto quello un po' di i soldi ci sono da qualche parte, però mettendolo anche insieme ai moniti, insomma, poi abusiamo di questa parola, del governatore di Banca Italia, che Sapelli ha criticato in modo molto tranchant. Ma io sono d'accordo con il professor Sapelli, con Pomicino, sul fatto che i soldi ci siano.
e non sono d'accordo sul fatto che tutte quelle proposte che Pomicino ha nominato, quella di Pellegrino Cavaldo, di Amato, di Modiano, le chiamano gli stessi autori patrimoniali. Quindi sono dei tentativi di appropriarsi di ricchezza privata dai più ricchi, dai più facoltosi e trasferirla allo Stato. Queste sono, le chiamano loro stesso patrimoniali, no. Amato, Pellegrino Capaldo, eccetera. Pomicino le chiama offensive di persuasione, che è interessante. Secondo me gli italiani saranno difficili, comunque sarà difficile persuadere gli italiani ancora una volta, perché di contributi a fondo perduto, come li ha chiamati sempre Pomicino, diciamo, ne hanno dati molti allo Stato, quindi non penso sarà così facile trovare risorse andandole a prendere nelle tasche, diciamo, dei più ricchi o comunque dei patrimoni, delle ricchezze private degli italiani. Piuttosto direi che il monito, come hai detto tu, di Visco va letto in parallelo con quello del Presidente della Repubblica Napolitano. Napolitano fa il suo compito, nel senso che si occupa di ammonire i partiti politici che rischiano di deragliare da una strada delle riforme, eccetera. Visco, secondo me, ha fatto una cosa molto invece intelligente e utile, cioè ha richiamato ciascuna parte della classe dirigente alle sue responsabilità, non solo la politica, ma soprattutto, essendo governatore della Banca d'Italia, ha richiamato alla responsabilità le imprese e le banche, dicendo per esempio alle imprese una cosa che non sento quasi mai dire da parte di politici, cioè che troppe imprese, e non parliamo tanto delle piccole, piccolissime, comunque troppe imprese si sono diciamo, rilassate sull'idea che si possa sempre chiedere qualcosa allo Stato sotto forma di sgravi, sotto forma di sussidi per la cassa integrazione, sotto forma di altre facilitazioni. E quindi secondo me quello è un richiamo originale in questa, diciamo, Italia che è sempre pronta a chiedere qualcosa o ai più ricchi o allo Stato, è un richiamo originale e abbastanza forte. Napolitano ha fatto bene a richiamare i partiti, perché i partiti, anche quando si occupano di riforme della politica come quella del finanziamento ai partiti, poi finiscono spesso per fare accordi al ribasso. Il caso del finanziamento pubblico ai partiti mi sembra che vada in questa mi sembra direzione. Che vada in questa direzione. Visco, ultima cosa, fa bene a richiamare per esempio le imprese e le banche a fare il loro mestiere meglio, perché poi abbiamo invece il paradosso per cui in Italia il presidente dei giovani di Confindustria dice che la riforma prioritaria per la crescita è la riforma elettorale. Ho detto ieri in un'intervista al Corriere della Sera, che insomma mi sembra abbastanza opinabile già di per sé. In più, nell'intervista non dice nemmeno quale riforma elettorale auspica, almeno qui abbiamo avuto appunto delle proposte, però mi sembra che faccia abbastanza, diciamo, pensare su quali sono anche le priorità della classe dirigente burocratica degli industriali. Allora, io vorrei tornare da Lucrezia Reichlin, perché è stato richiamato naturalmente il tema dell'Europa, dei vincoli, e io vorrei chiedere a Lucrezia Reichlin quali sono i reali spazi di manovra poi che il governo ha in Europa, insomma, nella partita che si apre adesso. Prima lei accennava all'occupazione, però poi c'è tutto il tema del rigore, per semplificare. Vorrei sapere da lei a che punto è e se c'è lo spazio di incidere. E le segnalo anche che c'è Libero oggi, che vuole aprire a tutti i costi la discussione sull'uscita dall'euro. Sappiamo che c'è un referendum proposto dalla Lega, insomma ci sono anche queste spinte, e sostiene, insomma, con la moneta unica ci siamo impoveriti, è il caso di insistere, in tutta Europa se ne parla, in Italia no. Ci sono cifre inoppugnabili, dice Libero. Sì, mi faccio rispondere alla sua domanda, però prima vorrei dire la mia sul dibattito che ha aperto Sapelli. Ah, se ci sono, perfetto. Io sono stata l'unica a dire che risorse non ci sono. Allora, l'idea che si possa risolvere il problema della crescita in Italia con una forma di patrimoniale o con un risparmio forzoso, o per poi dare questi soldi in mano al pubblico, ma queste sono cose, direi, da una parte irrealistiche e dall'altra parte pericolose. Irrealistiche perché non si capisce come mai questa parte dell'Italia che detiene la ricchezza, che non ha mai pagato le tasse, improvvisamente dovrebbe essere d'accordo per pagare le tasse. Io invece credo che bisognerebbe aumentare la nostra capacità appunto di raccolta di tasse con metodi normali. Ora, una patrimoniale si può sempre pensare, è stata anche discussa, la tassa della casa è una forma di patrimoniale, abbiamo visto qual è stata la rivolta politica contro questa tassa.
Poi l'idea che questi soldi vengano presi per darli in mano ad uno Stato che negli scorsi 50 anni si è rivelato quanto mai inefficiente nel ridistribuirli all'economia produttiva dell'Italia mi sembra un'idea quanto mai pericolosa. E quindi bisognerebbe discutere di che cosa vuol dire appunto la competitività, come mai l'Italia è rimasta indietro sulla competitività non solo da questa crisi ma anche dai 20 anni precedenti. La macchina dello Stato non funziona, degli enormi ritardi burocratici, in Italia è molto difficile aprire un'impresa, ci sono migliaia di cose che sono state dette e stradette, quindi l'idea che improvvisamente lo Stato divenga efficiente con queste risorse raccolte da una parte della popolazione che storicamente non ha mai pagato tasse mi sembra un'idea a quanto mai assurda. Comunque, ritornando all'Europa, io credo che purtroppo in Europa gli spazi sono pochi, perché noi abbiamo un debito che, come si sa, è intorno al 130% del PIL. E quindi con questo debito siamo costretti ad una via quanto mai stretta. E questa è stata la difficoltà del governo Monti e questa sarà anche purtroppo la difficoltà del governo Letta. Non credo che si debbano raccontare bugie agli italiani, comunque gli italiani l'hanno capito benissimo da soli. Quindi spazi in Europa. Io credo che l'Europa sia profondamente in crisi, in una crisi di legittimità, e quindi non mi stupisce che anche in Italia si voglia aprire il dibattito se dobbiamo rimanere dentro l'euro o no. Naturalmente non vi stupirà che io penso che bisogna rimanere dentro l'euro, comunque mi sembra legittimo che i cittadini pongano questa questione e che si faccia questo dibattito, lo si sta facendo ovunque in Europa, lo si deve fare anche in Italia, però lo si deve fare in una maniera non sgangherata, cercando di capire veramente dove sono i costi, dove sono i vantaggi e di chi sono le responsabilità. Perché quando si è trattato di entrare, l'Italia ha cercato nell'euro la risoluzione alla sua poca virtù, abbiamo cercato in una specie di ancora esterna di ottenere la stessa credibilità che aveva la banca centrale tedesca, eccetera. Abbiamo ottenuto un'inflazione bassa dopo anni invece di alta inflazione e di alti tassi di interesse. Abbiamo ottenuto questi vantaggi grazie ad una credibilità che ci è venuta dall'esterno. Adesso stiamo in qualche modo incolpando, dando la colpa ad altri, cioè all'Europa, dei nostri peccati. Io credo che sia arrivato il momento di, insomma, ognuno deve prendere le proprie responsabilità. Perché l'Italia non cresce non solo ora, ma non è cresciuta nei 20 anni, nei 10 anni precedenti, nei primi 10 anni dell'euro e anche nei 10 anni precedenti all'entrata dell'euro? Come mai l'Italia dall'inizio degli anni 90 ha un ritardo rispetto alla Germania e alla Francia, con cui invece aveva, rispetto alla quale invece aveva avuto tassi di crescita abbastanza simili? Quindi sicuramente questo rallentamento che data dall'inizio degli anni 90 non può essere attribuito all'euro. Però questa discussione si deve fare. Io credo nella trasparenza, credo che non si può dare legittimità ad istituzioni senza che queste istituzioni spiegano il perché della loro esistenza e del che cosa fanno per i cittadini. E credo che l'Europa in questo momento fatica molto a dare risposte. E questo si è visto nella lentezza in cui i governi hanno messo insieme delle istituzioni capaci di dare risposta alla crisi della Grecia, si è visto nella maniera in cui il negoziato con la Germania viene condotto, in questa asimmetria tra il Sud e il Nord al tavolo del negoziato europeo. Credo che l'Italia possa contribuire in questa discussione, però purtroppo paesi indebitati hanno poca voce in capitolo e quindi cominciamo ad occuparci del nostro debito, a capire le ragioni del perché siamo appesantiti da questo mattone che è la nostra croce praticamente, e sicuramente non è l'Europa che ha fatto il debito italiano l'hanno fatto gli italiani e i loro governanti negli ultimi 40 anni. Secondo lei come si deve affrontare la questione del debito come da parte del governo in questa fase? Io sono molto preoccupata sulla questione del debito, perché se l'attività economica non riparte i numeri non possono che peggiorare, quindi anche se l'annuncio di Draghi del luglio del 2012 ci ha dato un po' di respiro dal punto di vista del tasso di interesse,
della spread, dello spread, con un'economia che non riparte, questo non può bastare. Quindi se le cose non cambiano, noi dovremo, probabilmente saremo costretti a chiedere degli aiuti europei, e questo naturalmente ci metterebbe in una situazione di non sovranità che non è una cosa bella. A proposito della voce dell'Italia sul negoziato europeo, naturalmente un paese che chiede aiuti non ha voce, e quindi per mantenere la nostra sovranità, la nostra voce nella casa europea, noi abbiamo bisogno di ripartire. E credo che una parte, vabbè, per ritornare al dibattito che si faceva all'inizio, che cosa vuol dire ripartire, io credo che ci debba essere un intervento mirato pubblico sull'economia, cioè una visione di dove vuole andare l'Italia. Però abbiamo molte cose da fare, dobbiamo sbloccare le banche che sono ingessate, dobbiamo sveltire la cosa pubblica, dobbiamo fare delle riforme che ci levano l'appesantimento della burocrazia. Insomma, dobbiamo in qualche modo fare ripartire il mercato, non possiamo solo trovare soluzioni pubbliche. Mi sembra quanto mai irrealistica questa idea che uno Stato buono o improvvisamente ci aiuti a fare ripartire la crescita. Questi esperimenti in Italia sono stati già fatti, sono quasi tutti falliti. Allora, Goffredo De Marchis, volevo chiedere a te queste prime, diciamo, le difficoltà del governo dal punto di vista politico in questo momento, poi ad affrontare tutto questo, perché in realtà, anche lo dicevi anche tu nel primo intervento, mi sembra invece Letta dà molta importanza alla riuscita dei suoi negoziati in Europa per la durata del governo. No, ma poi diciamo nel senso e poi c'è la questione IMU che veniva richiamata e quanto è destinata a pesare nel rapporto con Berlusconi, anche se vediamo che in realtà Berlusconi in questa fase non è così tentato dagli strappi, almeno no, sembra. Pensa al Milan. No, nel senso dell'intervento della professoressa Reichlin, mi sembra che in quel senso lì sicuramente c'è una connessione fra le cosiddette riforme istituzionali e l'economia, nel senso che Letta sta cercando, ad esempio attraverso il provvedimento sul finanziamento pubblico dei partiti e attraverso la possibilità di incardinare seriamente questo benedetto processo delle riforme istituzionali, sta cercando di ridare un po' di credibilità alle istituzioni, in questo caso quella italiana, per avere poi anche la possibilità di usare, diciamo, la leva pubblica per l'economia. Cioè, è chiaro che in questo caso l'Italia ha bisogno assolutamente di avere questa credibilità per poi fare degli interventi, per avere una visione sull'uso delle risorse pubbliche, per creare lavoro, per far ripartire un pochino l'economia. Questo Letta mi sembra ce l'ha bene in testa. Il resto è comunque, sicuramente si aspetta dall'Europa, Letta, un atteggiamento diverso, è questa la sua scommessa. Ora non so se questo atteggiamento diverso possa venire prima o dovrà aspettare le elezioni che ci sono in Germania. Scusa, ti interrompo su questo perché volevo chiederlo ancora alla professoressa Reichlin, che sto diciamo sfruttando in questa fase perché deve andare via presto. Tutte queste speranze di, appunto, che si ripongono nelle elezioni tedesche come spartiacque di qualcosa che può cambiare anche per i rapporti con l'Italia, secondo lei sono fondate? Cioè, cambierà la politica della Germania dopo le elezioni, se dovesse esserci un altro quadro, o anche se la Merkel dovesse vincere in un altro modo? Ma guardi, tutti parlano di queste elezioni tedesche come una specie di non so, avvenimento che cambierà tutte le cose. Ma probabilmente, diciamo, rilasserà la signora Merkel, però io credo che non possiamo sperare nelle elezioni della Germania e rimandare a questo momento l'iniziativa politica. Io credo che Letta, e questo penso che lo sappia molto bene, debba comunque sul piano delle proposte cominciare
cominciare ad elaborare delle cose. Credo che noi dobbiamo partecipare in modo più aggressivo, se non altro sul piano appunto dell'elaborazione delle proposte. Ci sono tante cose da fare in Europa, c'è da discutere del ruolo della Banca Centrale Europea, c'è da discutere dell'Unione Bancaria, c'è da discutere della possibilità di approfondire appunto, di trovare delle soluzioni su un piano del lavoro di tipo federale, c'è da discutere del bilancio europeo, ci sono miliardi di cose su cui non esiste solo la Germania. La Germania ha ovviamente un enorme peso, dato il peso della sua economia, però c'è l'Italia, c'è la Francia, c'è la Spagna e insomma io credo che noi dobbiamo avere un'iniziativa più aggressiva e credo che da questo punto di vista Letta sappia bene quello che si debba fare, spero che lo faccia bene, spero che lo faccia con delle idee buone, spero che tutti contribuiscano in maniera creativa perché c'è veramente da tirare fuori delle idee creative. L'Europa ha fallito, cioè non bisogna mitizzarla, infatti i cittadini hanno votato contro l'Europa, non c'è nessun paese a questo punto che non abbia un partito antieuropeo, dobbiamo dare le risposte, se le risposte non si possono dare io penso che si andrà ad una fine del progetto europeo. Le istituzioni sono reversibili e quindi dobbiamo non aspettare la Germania ma andare avanti con le nostre proposte. Allora, io devo salutare la professoressa Reichlin e anche contemporaneamente dare la pubblicità e riprendiamo i nostri temi subito dopo, a fra poco. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, professor Sapelli, c'è un'altra questione che riguarda le politiche sull'occupazione. Il governo si sta orientando verso questa staffetta generazionale, però ancora una volta da parte del governatore di Banca Italia è emersa qualche perplessità, perché dice sì, però in questo modo si rischiano di tenere in piedi dei lavori che magari sono obsoleti, non è un modo così, insomma, che rischia di non essere efficace, rischia di essere assistenziale in qualche modo, anche questo. Vorrei sapere che ne pensa dell'ipotesi che il governo sta studiando. Dunque, guardi, innanzitutto bisogna capire che questa ipotesi proviene da accordi tra le parti sociali. È un'ipotesi che è stata iscritta per la prima volta nel contratto dei chimici. E come lei sa, un contratto che ormai investe una categoria molto vasta e molto importante, che è sempre stata all'avanguardia nelle relazioni sindacali. A mio parere, e qui voglio dire che bisognerebbe confermare quello che ci dice la neuroscienza, cioè avere un pensiero quantomeno, non dico frattali, ma multiplo. Si può essere per il mercato quando si dice meno tasse, meno burocrazia, però si può anche essere per un buon Stato riformato quando si dice che bisogna fare qualcosa con la mano pubblica, se no la Marfa non avrebbe creato l'Enel per fare una politica anti-oligopolistica in energia elettrica. Quindi questi pensieri dicotomizzati che ho sentito mi colpiscono e mi fanno molto paura. Questa questione della staffetta generazionale, secondo me, ad esempio, non è applicabile a livello nazionale. Deve essere gestita dalle parti sociali attraverso la contrattazione, laddove si può, ma pensare di, è per questo che la critica di Visco è fondata su una conoscenza approssimativa, anche se ha scritto anni fa un libro interessante sui problemi del lavoro, ma proprio su questi temi, cioè del rapporto tra politica economica e necessità di fare queste proposte collegate non tanto a delle politiche industriali, ma a delle politiche di relazione industriale, era molto carente. E quindi direi che bisogna esaminarla, bisogna incoraggiare le parti sociali a perseguire accordi di questo tipo, però fare un piano nazionale si rischia di fare un baraccone e si fanno di fare degli errori molto molto gravi. Guido Gentili, che lavora e scrive per il quotidiano della Confindustria, quindi su questo tema sono d'accordo con quello che dice Sapelli, assolutamente. Cioè io non credo che si possa fare su questo terreno un accordo quadro generale
fissato, diciamo così, sui part-time, perché sì, dovrebbe funzionare così, no? Sì, dovrebbe funzionare con gli anziani, esatto, esatto, che vanno in part-time e quindi entra il giovane, eccetera. Questo, diciamo, scritto su un piano nazionale mi dà l'idea che poi si finisca per essere una cosa che non funziona, perché poi la base occupazionale poi in questo quadro rimane la stessa, cioè mi sembra di capire. Quindi bisognerebbe capire innanzitutto meglio i termini precisi della proposta, però mi pare che poi il mercato non si allarga, cioè è un flusso, diciamo, all'interno della fetta nella quale già stiamo e che sappiamo che è del tutto insufficiente. Quindi credo che piuttosto, ecco, invece a livello locale, a livello a seconda delle categorie, a seconda, diciamo, di come sono i diversi contratti, si possa fare qualcosa. Questo credo che sia interessante. I chimici l'hanno fatto, c'era la possibilità di farlo, è una cosa molto funziona e quindi si può fare. Però non è detto che quello che funziona per i chimici può funzionare per i metalmeccanici o per altri settori. Quindi andrei, diciamo, a verificare queste cose laddove si fanno sul mercato. E quindi parliamo tanto di diversa contrattazione, di diversa negoziazione salariale, eccetera. Quindi facciamolo anche in questo caso. Pomicino, su questo tema come ricetta possibile o... No, assolutamente condivido quello che ha detto Gentili. Tutti d'accordo, insomma, Gentili, non mi pare una gran buona idea del governo. Però c'è qualche cosa che invece non è ancora comparso nel nostro dibattito. Mi dispiace, è andata via la professoressa Reitling, perché avrebbe potuto darci anche un sostegno autorevole su questo discorso. Il tema che manca anche nella relazione del governatore della Banca d'Italia è l'eccesso di finanza nella crisi internazionale dell'economia reale. Noi abbiamo un grande problema da 10, 15, 20 anni a questa parte, che la finanza si è trasformata da infrastruttura al servizio dell'economia reale a industria a sé stante, dove la materia prima sono i quattrini e il prodotto sono più quattrini, senza che assolutamente si coinvolga l'economia reale, cioè la produzione di beni e servizi. Per essere in maniera molto chiara anche per chi ci ascolta, noi abbiamo una grande liquidità internazionale che fino a quando trova aperti, spalancati tutte le vie per fare industria finanziaria, non andrà mai verso l'economia reale. Se, e questo è un tema europeo ed è un tema di G20, è il problema che ha Draghi, che ovviamente gli stimoli poi non... E certo, ma infatti qualunque stimolo di politica monetaria, se poi non ci sono le condizioni perché questa liquidità internazionale vada a finire nell'ambito dell'economia reale, cioè nell'ambito della produzione di beni e servizi, del commercio, del lavoro, noi avremo una finanza che succhia valore economico al commercio, alla produzione e al lavoro. Questo è un tema di fondo del quale purtroppo non si vuole discutere, in particolare nei grandi festival dell'economia internazionale. Ecco, a proposito del festival dell'economia internazionale, intanto da Trento, dove era prima la professoressa Reichlin, vedo che è arrivato Ferdinando Giuliano, che è un giornalista editorialista del Financial Times. È italiano, ma appunto lavora per il Financial Times a Londra e ha anche scritto un libro, e poi dopo citiamo anche il libro di Ferdinando Giuliano e lo facciamo vedere, però appunto non so se hai sentito, Ferdinando, questa parte dell'intervento di Pomicino, che dice c'è comunque il problema di un eccesso di finanza. È un Pomicino che è un po', come dire, americano, sia nel senso che adesso si è convertito al modello istituzionale, al presidenzialismo, sia un po' Occupy Wall Street, Pomicino. No, è il dato vero che l'origine nasce proprio negli Stati Uniti d'America. E le dico di più, così poi il professor Giuliani o il suo collega Giuliani potrà un attimo anche darci un contributo autorevole. È che l'attuale politica monetaria della Banca Centrale Americana e della Banca Giapponese, che sta inondando di liquidità, a breve può avere anche, come dire, tonificare l'economia reale. Ma se noi non determiniamo un contrasto alla finanziarizzazione dell'economia internazionale, noi l'economia reale di tutti i paesi non la tireremo fuori. Questo è un tema grandissimo che attiene anche, badate bene, ai profili democratici, perché mentre nell'Occidente sta degradando il ceto medio
perché c'è un impoverimento di massa per le ragioni che ho detto prima, è una ricchezza elitaria in grande crescita esponenziale. Nell'altro emisfero, invece, al contrario, c'è un'economia di mercato, ma la finanza ha la mordacchia di sistemi politici autoritari e poco democratici. Allora, quindi è un terreno di grandissima qualità e di dibattito internazionale. Giuliano, allora, su questo, anche se poi naturalmente dobbiamo pure calarlo nella vita politica italiana, però intanto con il macro tema che è importantissimo, prego. Certo, buongiorno prima di tutto. Allora, sicuramente l'intervento precedente è molto legato a temi che sono stati discussi qui a Trento. Ieri moderavo un intervento della professoressa Ellen Ray, che avrebbe fatto molto piacere al dottor Pomicino, perché il succo dei suoi studi che presenta, una professoressa alla London Business School, è che probabilmente abbiamo esagerato nella nostra idea di quanto potesse essere beneficiarci la finanza internazionale. I benefici forse non sono così grandi come pensavamo, mentre i costi sono più alti. Quindi sicuramente è un tema importante, e anche il punto che veniva sollevato prima sull'eccesso di liquidità oggi nei mercati è sicuramente un punto su cui è importante riflettere. Non credo però ci siano alternative in questo momento. Non penso che una politica monetaria meno espansiva da parte della Banca Centrale Europea o da parte della Banca del Giappone o della Federal Reserve negli Stati Uniti sia un'alternativa in questo momento migliore. Secondo me il punto cruciale però è ragionare su come l'Italia può intercettare questi flussi di capitale. I flussi di capitale della finanza internazionale non sono buoni o cattivi per sé, dipende anche dalla capacità dei paesi di intercettare questi flussi e di trasformarli in investimento. La verità è che oggi è molto difficile per tanti investitori internazionali pensare di investire in Italia. E questa è la grande domanda che secondo me i politici italiani devono porsi. Questo ha poco a che fare con se la finanza internazionale è buona o cattiva. Per tanti anni la finanza internazionale è stata chi ci ha permesso di rifinanziare un debito pubblico molto molto alto, quindi per molti anni la finanza internazionale è stata amica dell'Italia da molti punti di vista. Oggi non lo è, ma non credo che sia perché sono cattivi speculatori che ce l'hanno con l'Italia in questo momento, perché oggettivamente la proposizione di investire in Italia in questo momento non è una proposizione che attrae l'interesse, e questo non ha poco a che fare con le decisioni, con cose che possono fare gli investitori, ma ha molto a che fare con cose che possono fare i politici italiani. Ecco, come è stato accolto ieri Enrico Letta a Trento, e tu lo hai ascoltato il suo intervento, ti è sembrato determinato, convincente? Ha detto la nostra è una start-up determinata, come ha detto, insomma, determinata, ecco, sballottata, sì, ma determinata. No, credo che sicuramente il Presidente del Consiglio Letta spesso citi delle misure utili e importanti. Quello che non riesco ancora, quello che soprattutto noi come Financial Times stiamo cercando di capire è, prima di tutto, quale sia l'ordine di priorità, quali siano le priorità di questo governo. Quando il Presidente Letta ha fatto il suo discorso di insediamento alla Camera, ha fatto una lista di proposte che conteneva un po' tutto, e una delle cose che ci ha lasciato molto perplessi era che non veniva indicato un ordine, appunto, con cui queste misure sarebbero state realizzate e soprattutto con quali soldi molte dei appunto tagli alle tasse o aumenti di spesa pubblica sarebbero stati finanziati. Vedo questo problema anche oggi. Di nuovo, le intenzioni probabilmente sono delle migliori, però i provvedimenti che vengono citati a volte rimangono un po' descritti così vagamente e poi soprattutto non vengono realizzati. Credo che l'idea, appunto, alla base di questo governo fosse quello di avere un governo che facesse delle cose importanti per l'economia italiana presto. Noi al Financial Times siamo stati sempre abbastanza perplessi su come, se questo potesse accadere, principalmente per la composizione politica della maggioranza, perché è una composizione fatta di partiti che fino a pochi mesi fa litigavano su tutto e sembrano continuare a litigare su tutto. Dunque noi siamo abbastanza scettici. Sicuramente non ci dispiacerebbe essere smentiti, semplicemente l'onere è sul governo, sul Presidente Letta, che in questo momento però
non sta facendo molto per smentirci. Allora, la questione delle priorità, in effetti Marco Valerio Loprete, appunto, ritorniamo nella concretezza anche un po' così eccessivamente basica, minimalista del dire l'IMU o appunto le detassazioni sul lavoro, però sicuramente Giuliano mette l'accento su un punto che c'è, perché era molto ampio il programma, l'ordine è dettato da una politica che complica le scelte. Sì, il problema poi della concretezza dell'agenda politica di politica economica del governo Letta è anche, secondo me, dettata molto dal tipo di dibattito pubblico e mediatico che si fa. Faccio l'esempio sul discorso della finanza. In teoria possiamo essere più o meno d'accordo sull'idea che si debba regolare la finanza internazionale, l'impatto della finanza. L'Italia non mi sembra, cioè non possiamo parlare dell'Italia come se fossimo gli Stati Uniti del 2008 e quindi dobbiamo spaccare le banche di investimento, che ce ne abbiamo una, oppure fare chissà quale lotta all'eccessiva finanziarizzazione dell'Italia, perché uno dei problemi dell'Italia è anzi quello che le banche non sono assolutamente in concorrenza con nessun altro fornitore di credito, per esempio, e quindi abbiamo il sistema di imprese più bancocentrico che ci sia in Europa e nel mondo. Quindi il nostro dire che adesso il primo problema dell'Italia sia la lotta alla finanza, sia essa italiana o sia essa internazionale, mi sembra ecco, uno di questi eccessi del dibattito che poi non aiutano nella concretezza però non mi pare che sia recepito in questo momento non sia nelle priorità appunto, del governo però certo, un altro esempio anche di distorsione del dibattito sulla staffetta generazionale, ancora quello è uno dei punti fondamentali di questa proposta anche del governo. Anche lì basterebbe andare a vedere che in Germania, dove l'età di pensionamento è la più alta, comunque molto alta, da molti anni, c'è allo stesso tempo la disoccupazione giovanile più bassa dell'Europa. Quindi diciamo, il fatto che si debba cacciare un anziano o un sessantenne per avere il po' perché un 25enne abbia un posto di lavoro, ancora una volta è un'idea distorta del mercato, di quello che succede in tutte le altre economie del mondo. E, ieri per esempio la CGIL ha fatto questo comunicato su questo studio secondo cui solo nel 2063 torneremo ai livelli di occupazione del 2007. Questo è ancora una volta un esempio di un dibattito viziato, perché poi si va a prendere quello studio e si vede che nello studio come condizione c'è il fatto che noi dal 2014 al 2063 cresceremo ogni anno dello 0,7%, che è ovviamente una condizione diciamo tutta inverosimile, è tutta da dimostrare, però quel titolo c'è su tutti i giornali, c'è stato su tutti i telegiornali, quindi è purtroppo l'agenda di Letta è anche condizionata da un dibattito pubblico. Quindi tu dici pubblico che a volte indica delle priorità sulla base del dibattito pubblico? Sì, è condizionata, certo. Perché quindi poi, se Visco dice detassiamo il lavoro, va tutto in quella direzione, allora lui mette questo come priorità in questo senso? No, ma nel senso che Visco secondo me ha dato delle priorità più o meno legittime, ma abbastanza chiare e piuttosto informate, sia sulla finanza, quando ha detto che le imprese si devono slegare solo dall'apporto del credito che viene dato dalle banche, sia sul lavoro, quando ha detto, opinione legittima, che sia più importante detassare il lavoro che detassare i patrimoni. Io dico che il dibattito politico invece, delle continue dichiarazioni, sì, è invece influenzato spesso da fattori meno, diciamo, molto più estemporanei. Ecco, allora, la questione delle priorità. Ma la questione delle priorità, l'IMU non è mai stata la questione delle priorità, poi alla fine arriviamo alla questione delle larghe intese, no, perché è quello che evidentemente anche il... Sì, voglio dire, ma l'IMU è stata, diciamo, sospesa e rinviata. Però c'è il termine del 31 agosto per scrivere tutta la riforma della tassazione sulla casa, no? Lasciati così con quel consiglio. L'IMU era diventata una tassa odiosa perché era una patrimoniale anche sui non patrimoni, no? Diciamo. E questo forse è in questo senso che forse andrà rimodulata. Se si riuscirà a rimodularla e magari appunto concentrarla un po' di più sui patrimoni, io adesso non so quale sarà la reazione di Berlusconi, ma se il governo ottiene qualcosa in Europa, la possibilità di avere di sbloccare qualche investimento in più, di tirare fuori degli investimenti dal calcolo del deficit e di poterli fare, io non credo che poi su una rimodulazione dell'IMU che non colpisca quindi
i non patrimoni, cioè la prima casa di chi non ha un vero patrimonio, che Berlusconi colpisca, possa strappare. Io non credo che possa strappare. È vero che aveva bisogno di questo segnale, e forse questo segnale era anche giusto, perché l'IMU è considerata una tassa, innanzitutto lui ci ha costruito, diciamo, la sua rimonta elettorale, ma è considerata una tassa iniqua, diciamo, per certi versi, soprattutto sulla prima casa di chi non è un ricco o un grandissimo ricco. Per quanto riguarda la finanza, di cui si è parlato fino adesso, ma francamente a me non sembra che sia la finanza. Oggi Pomicino fa l'osservatore, diciamo, ed è sicuramente una persona che legge e è appassionato ormai, diciamo, dei temi economici, pur nascendo da una formazione, diciamo, medica, diciamo, è un medico. Psichiatrica. Ecco. Ho assistito il Parlamento per molti anni. Però voglio dire, ecco, non mi sembra che il problema italiano di questi ultimi 15-20 anni sia stato la finanza. Il problema italiano è stata una politica non buona, che non ha dato risposte, che non ha colto i problemi al volo, che ha perso tempo con altri problemi. Quando oggi, mi dispiace dirlo, ma quando oggi dice Pomicino la commissione bilancio deve produrre idee, quando c'era Pomicino la commissione bilancio, hanno prodotto qualche idea, ma hanno prodotto anche tanto debito, ecco. Quindi lei deve studiare, però lei deve tentare di studiare un po' di più. No, è così. Se vuole io sono a disposizione, naturalmente. No, è così, e quindi non credo che il problema della finanza sia quello decisivo, diciamo, per l'Italia. È un problema generale, è vero che ci sono delle economie, è vero che la finanza intercetta poco l'economia reale. Ma la crisi del 2007, De Marchis, da dove è nato? Da Gesù bambino? No, ma io non so. Negli Stati Uniti per oggi le banche stanno meglio che in Italia, dove non parlavano inglese, certo, siamo al sicuro della finanza. Le hanno nazionalizzate, Le hanno nazionalizzate alcune, ma adesso mi sembra che siano completamente tornate sul mercato. La Chrysler ha restituito i soldi, la Ford non ha preso una lira, io sono d'accordo, General Motors ha restituito tutti i soldi dello Stato. Credo forse Giuliani l'abbia detto. L'attuale politica monetaria espansiva, nel breve, non ha alternative. Nel breve. Ma in realtà. Sì, ma noi in Italia non c'è credito nonostante la politica monetaria espansiva. Negli Stati Uniti, dove c'è, dove le banche sono in concorrenza, facendo uno sforzo di deprovincializzarli un anno. Solo un momento. Non c'è dubbio che il problema italiano non è la lotta alla finanza, ma non c'è dubbio neanche che la crisi internazionale è di natura finanziaria, che poi si è trasferita sull'economia reale e quindi ha avuto anche un'incidenza con noi, senza che con questo non significhi che noi abbiamo una sorta di specificità personale, che sono quelli che ha indicato in parte il nostro amico De Marchis. Perché ad esempio, quando si vanno a parlare delle risorse, ne parlavamo prima, si può ridurre le spese? Io ne dirò una, ma la comunità internazionale ci chiede, in particolare la comunità europea, ci chiede di rientrare riducendo le spese, e spese in particolare di parte corrente. Per cortesia, noi facciamo missioni all'estero per 1.300.000.000 ogni anno. Possiamo chiedere alla comunità internazionale di non impegnarci su questo versante o comunque di farsi carico, perché alcuni paesi non fanno le missioni all'estero. Però non c'è pure un pizzico di demagogia nel dire questo da parte... No, per carità, è chiaro che sono tanti soldi, vede, però... Io sono abituato che quando si dice... Bisogna risparmiare e tagliare i costi. Devo trovare dove tagliare i costi. Sì. Perché altrimenti è un'invocazione, è un'esclamazione, non è nulla. Però sappiamo che tagliare la spesa. Stiamo privatizzando le società municipalizzate che sono in tutta Italia, con migliaia di consiglieri stipendiati da noi, prima di tagliare le missioni internazionali, per cui magari fino adesso mi sembra che sono un po' più di 1 miliardo. Marco Loprete mi insegna che in questi 20 anni abbiamo privatizzato per 160 miliardi. Ed eccezion fatta per il settore telefonico, in particolare della telefonia mobile, le privatizzazioni hanno soltanto aumentato i costi e mai avuto una riduzione di tariffe o di prezzi. Ma non ci mettiamo adesso in questo ragionamento. Dico che ci sono problemi di carattere internazionale e problemi di carattere domestico. I problemi di carattere internazionale sono essenziali ai fini italiani,
perché se c'è una domanda mondiale che cresce, anche c'è un riverbero positivo anche sull'Italia. Però diciamo che noi ci stiamo concentrando, è giustissimo quello che dice naturalmente, però è la priorità, farsi qui. No, no, è sicuramente la priorità. Le priorità sono solo due. Le due priorità sulle quali si discute, l'IMU e il costo del lavoro. Devo dire la verità, che con uno sforzo si possono conciliare entrambe, rimodulando, non abolendo l'IMU, ma rimodulando l'IMU naturalmente, perché se c'è un signore che ha un reddito molto alto, non si capisce per quale motivo non possa pagare l'IMU, non gli cambia la vita, mentre invece gli cambia a chi in realtà ha 10.000 o 15.000 euro di reddito all'anno, e naturalmente anche 300 euro di IMU possono determinare una vicenda negativa. Quindi il costo del lavoro è altrettanto essenziale, perché è il modo per riprendere la crescita. Quindi lei dice queste cose vanno fatte tutte e due insieme, ed è possibile farlo. E le risorse si trovano? Quanto costa, Guido Gentili, fare tutte e due le cose? Guido Gentili lo sa. L'IMU prima casa costa 4 miliardi su base annua. Sì, rimodularla. Partiamo da questo dato, insomma. Certo, se rimoduliamo tutta la struttura dell'intera tassa, forse si può trovare il modo di bilanciare, diciamo, le due. Ma è giusto, ce lo ricordiamo bene che entro il 31 agosto che il governo deve rimodulare tutto il fisco. Assolutamente sì, ma soprattutto c'è un accordo, ripeto quello che dicevo all'inizio, cioè c'è un accordo politico secco su questo tema, cioè il governo sta in piedi anche su questo. Cioè, e secondo te Berlusconi su questo va fino in fondo? Io credo non che si accontenta, io credo che è la linea Brunetta. Io credo che sull'IMU l'impegno di Berlusconi è stato chiaro, ma tra l'altro sull'IMU io vorrei ricordare che Berlusconi introdusse il tema in campagna elettorale, ma poi sia il Partito Democratico sia Scelta Civica e il professor Monti parlarono ampiamente della necessità di ritoccare questa tassa. Quindi è diventato, diciamo, patrimonio comune della maggioranza. Anche Sell, anche Sell adesso di Nicchi. Anche Sell, ecco, giustamente. E quindi, insomma, questo spartiacque del 31 agosto c'è, per noi invece c'è per il momento lo spartiacque della pubblicità. A fra poco. Allora, di nuovo in studio. Professor Sapelli, vorrei tirarla un po' sul fronte della politica e abbandonare per un momento l'economia, anche se naturalmente sono legate, sì. E chiedere anche la sua opinione. Che idea si è fatto lei di quello che potrà avvenire? Dicevamo dell'IMU, ma se è un argomento sul quale ci potrebbe essere uno strappo di Berlusconi su questo punto, se non si dovesse fare nella versione più radicale, più integralista, questa riforma, quella che piace a Brunetta, per capirci. Se in generale lei pensa che invece l'interesse di Berlusconi in questa fase, anche a dispetto delle questioni giudiziarie, possa essere quello di tenere in piedi comunque il governo. Ma credo che la questione dell'IMU è la golden share del governo, quindi non facciamoci venire dei mal di capi. Questo governo di pacificazione è essenziale per cercare di uscire dalla crisi e soprattutto può avere un valore, non dirò taumaturgico, ma lenitivo dei mali disastrosi che abbiamo fatto in quasi 20 anni, quando siamo passati dalla politica alla propaganda e all'agitazione. Quindi l'IMU va tenuta ferma la rotta che c'era all'inizio. E poi, come ha detto molto bene Gentili e Mario Loprete, ormai è una cosa su cui la vogliono tutti, teniamoci l'IMU, facciamo questa cosa dell'IMU e non se ne parli più. Devo dire poi dopo, scusami Cirino, ma non facciamo neanche le demagogie su questa cosa qui. L'unica cosa di cui dovremmo spendere di più sono le nostre missioni internazionali. Questo paese ha una speranza se continua a rimanere una media potenza mediterraneo europea. Se non le facciamo, proprio cadiamo in un baratro. E innanzitutto abbiamo una delle industrie militari migliori al mondo. Sosteniamole, aiutiamole, creiamo un clima nel paese che faccia capire che la pace si difende anche minacciando la guerra, purtroppo. Abbiamo delle eccellenze tecnologiche. Quindi queste cose facciamole fare
ai demagoghi o a chi, per carità, le sue idee. Tornando al tema a cui lei mi intriga, come si dice adesso, no, io sono convinto che questo governo deve durare il più possibile. Qualsiasi cosa possiamo fare, e torno alla cosa che giustamente lei ha richiamato all'inizio, il pesante intervento del Presidente della Repubblica, ricordiamoci che è il 2 giugno oggi, nel 1946 si è fondato, dopo una terribile dittatura fascista, la Repubblica. Bisogna difendere la Repubblica rinnovandola. Quindi io sono perché si faccia di tutto perché questo governo duri quanto più possibile. All'amico del Financial Times, io sono abbonato da 20 anni che mi arriva a casa, adesso sono un po' lamentoso verso di loro perché quando piove non me la mettono più nella bustina e la buttano lì per terra, quindi c'è una decadenza anche nello stile. Risparmiano forse? No, poi non ce è che non risparmiano, è che non controllano bene la loro rete di distributori. Non credo che risparmino su questo, sono troppo intelligenti per fare questi risparmi stupidi. Devo dire che è vero che la politica deve darsi più tempi, ma dovete anche dare alla politica la sua autonomia di darsi i suoi tempi. Non abbiate il pensiero unico che i tempi dell'economia siano dappertutto. E poi dopo i governi e le priorità le indicheranno. Mi sembra che anche il Financial Times, soprattutto da parte non dei miei vecchi amici come Walter Wolf o Walter Munkau, che dicono sempre cose straordinariamente intelligenti, alcuni di loro infatti sono passati dall'università al giornalismo e hanno fatto bene. Ma ecco, bisogna anche qui non trasformarsi in un partito politico. Se anche il Financial Times comincia ad avere una sua idea politica su cosa devono fare i governi, eccetera, diventano come altri giornali che abbiamo in Italia, sia a destra che a sinistra, io comincio a preoccuparmi e di molto. Continuate a occuparvi di fatti. E le opinioni lasciatevi a dei commentatori, quindi lasciate lavorare Letta, non pungolatelo troppo, non fategli troppo critiche, perché se questo governo crolla il paese va a rotoli. Giuliano, a questo punto la replica ti spetta. Prima di tutto non riesco a capire il consiglio che ci è stato dato, da una parte vengono elogiati i nostri commentatori, dall'altro ci viene detto di non scrivere commenti, mi sembra una contraddizione nei termini abbastanza evidenti. No, scrivete commenti, no, un attimo, ma però, non date troppi giudizi a Vanvera. No, poi i giudizi sono opinabili come tutti i giudizi. Personalmente poi credo, quello che crede appunto penso il giornale, sia convinto che l'Italia abbia avuto anche tanto tempo. Dire lasciare alla politica i suoi tempi, l'Italia sono circa 2 decenni che ha un problema di crescita fondamentalmente, alcuni dicono anche di più, anche gli anni 80 alla fine sono stati un periodo in cui c'era la possibilità di utilizzare il debito pubblico come strumento per crescere, per finanziare la spesa pubblica, ma c'è un problema di crescita che va molto indietro nel tempo, e se si dice diamo alla politica i suoi tempi vuol dire non aver capito che la politica ha avuto anche troppo tempo. Ora, io credo che ci sia, sento anche in questo dibattito, una grande voglia di trovare, di attribuire le colpe al di fuori dell'Italia. Si parla prima della finanza internazionale come se il debito pubblico fosse stato una scelta della finanza internazionale. Poi si è detto l'Europa non ci dà abbastanza spazio per finanziare gli investimenti e la spesa pubblica. Benissimo, in questo momento ci sono dei margini, ma quello che l'Europa chiede è che l'Italia faccia di più su altri fronti. Poi viene detto, sono i giornali internazionali che vogliono dettare una linea sbagliata oppure vogliono dare dei consigli al governo Letta che sono sbagliati. Io credo che la prima cosa che debba fare l'Italia, il governo italiano e anche gli italiani, mi permetto di dire, è quello di guardarsi un po' dentro e cercare di capire cosa non è stato fatto in questi anni e cosa invece dovrebbe essere fatto. Si parla molto di spesa pubblica in questo caso. Io credo che il problema dell'Italia sia prima di tutto un problema di equilibrio di spesa pubblica. Si spende troppo per certe cose e troppo poco per altre. La ricerca e l'istruzione sono degli ambiti in cui in Italia si è speso troppo poco per troppo tempo e ne paghiamo oggi le conseguenze. Ma ci sono altri temi che non richiedono spesa pubblica e che sono le cosiddette riforme strutturali, di cui
non si è parlato assolutamente. Ora, c'è un mercato del lavoro in Italia che chiaramente non funziona, perché c'è una quantità di talento sprecato. Basta venire a fare un giro a Londra per vedere quanti italiani tra gli anni 70 e anni 80 sono emigrati e trovano facilmente lavoro in tantissime istituzioni inglesi, per capire che c'è un grossissimo problema di mercato del lavoro in Italia. C'è un problema di concorrenza che va avanti da chissà quanto tempo, che riguarda sia i servizi, ma anche i trasporti, per non parlare poi del mondo delle telecomunicazioni. C'è un problema di giustizia che non ha a che fare con i processi del Presidente del Consiglio, ha a che fare con la lentezza dei tempi della giustizia civile. Queste no, sono riforme. No, è che queste analisi le fanno che, più o meno, poi le fanno puntualmente in realtà anche nel discorso di, voglio dire, della fiducia di Letta, c'è il tema della giustizia lenta, per dire, no? Sono sicuro che ci sia nel tema. No, è molto sicuro che ci sia nel discorso di Letta. Io credo anche però che questo paese ha passato troppo tempo a raccontarsi queste problemi. Era per rafforzare, e troppo non era poco per dire ad che, agire. Certo. E in questo caso, secondo me, è molto interessante quello che sta avvenendo in altri paesi. Penso per esempio al Giappone, dove in qualche maniera questo governo sta cominciando a provare a risolvere questi problemi che ci sono da due decenni anche lì. Non ha ancora fatto tutto, ha preso soltanto la strada ha fatto soltanto agire la sua banca centrale, che probabilmente è la cosa più semplice per ora. Ci aspettiamo delle riforme strutturali da parte del governo giapponese altrettanto importanti rispetto a quelle che ci dovranno essere in Italia, ma almeno si vede qualcosa che si muove. In Italia non si vede nulla che si muova, e questo non ha a che fare con la finanza internazionale, non ha a che fare con i giornali della finanza internazionale, non ha a che fare con l'Europa, ha a che fare con l'Italia e con i politici italiani. Chiarissimo. Allora, intanto, visto che si ricordava appunto che oggi è il 2 giugno, diciamo che Napolitano è stato al Vittoriano per l'omaggio al Milite Ignoto e che sono cominciate le celebrazioni della festa della Repubblica, sappiamo che è una parata anche quest'anno all'insegna dell'austerità, che non ci sono le frecce tricolore, e che ecco qui Napolitano è arrivato appunto all'altare della patria accompagnato da Mario Mauro e Mario Mauro ha anche dichiarato che le forze armate sono garanti delle istituzioni. Ecco qui. Allora, il discorso di Napolitano invece l'abbiamo sentito ieri e io volevo arrivare lì. No, Pomicino voleva replicare, però io vorrei, prego, se rapidamente voleva replicare a Giuliano. Due cose rapide. Nessuno ha mai messo in collegamento la situazione italiana con i suoi problemi domestici rispetto alle questioni di carattere internazionale e in particolare con l'andamento della finanziarizzazione dell'economia internazionale. Però non v'è dubbio che dal 2007 il mondo è in crisi, perché è nata, non devo ricordare all'autorevole collega, diciamo, del Financial Times, non sono io collega suo, purtroppo per me naturalmente, però, che è nato per un problema di carattere finanziario sorto negli Stati Uniti d'America. Questo determina, quello che lei voleva questo, dire. Però devo aggiungere anche all'amico Sapelli, nessuno di noi, immagini se uno che ha dietro le spalle una militanza democristiana può essere antimilitarista o contro le forze militari. Dico però, siccome rendiamo un servizio alla comunità internazionale e siccome alcuni stati membri, vedi la Germania, non è impegnato come noi nelle missioni all'estero, beh, delle due l'una, o ci fanno uscire, non ci calcolano il 1.300.000.000 nell'ambito della SEC 95, cioè della valutazione, o diversamente noi non siamo impossibilitati a fare le missioni all'estero, quindi in questa chiave qua. Meno male, dicevo, che la Germania non le fa le missioni all'estero. Non le fa, ma non l'ho capito, ma le missioni all'estero già non le faceva nel mondo in altra maniera. Una catastrofe. Però ecco, voglio dire che le vicende italiane, o noi affrontiamo, io sono intimidito stamattina perché fra economisti e grandi giornalisti veramente sono intimidito, però voglio dire, o noi cominciamo a spiegare che cosa si deve fare. È vero, in termini di priorità, e di priorità sono due per l'Italia: il costo del lavoro e il debito. Tutto il resto arriva subito dopo, ma queste due cose credo che il governo... Certo, Gentili, prego. No, volevo solo fare, è stato ricordato giustamente prima quello che sta facendo il Giappone,
in termini anche di tasso, diciamo, di innovazione delle politiche. E sta facendo una politica molto espansiva, come sappiamo, che ha stupito il mondo. Però vorrei ricordare che il Giappone ha il 237% di rapporto nel debito tra debito PIL, prodotto interno lordo, e non so, mi pare il 10% del deficit PIL. Ora, quello che fa il Giappone, se diciamo la sola idea di farlo questa cosa in Europa, non dico in Italia, le persone verrebbero ricoverate, diciamo, e messe, gli Stati Uniti saranno, ecco, quindi voglio dire, quindi è giusto, secondo me, ecco, la scossa può venire anche da questo, diciamo, da questo, da questa rottura, diciamo, degli schemi consolidati. E a proposito di quello che può fare il governo in Europa, forse può mettere sul tavolo, per esempio, un dibattito serio su quello che significa stare in Europa. Cioè, per l'Italia una discussione franca, senza sconti, sui costi e benefici dell'adesione all'euro, penso che potrebbe essere molto utile in termini di trasparenza e in termini anche di politica. Di pressione, di questo. Dire, questo è, abbiamo parlato prima, per la verità, soltanto con Lucrezia Reichlin, di questa, insomma, del fatto che Libero oggi apre la discussione. In Italia è molto difficile storicamente parlare, diciamo, dell'adesione all'euro, di quello che comporta, eccetera. Ma non è rischioso, questa è la domanda poi che faccio. Grillo, nei suoi comizi, fa esattamente quello che dice Gentili, cioè comincia a parlare di numeri, di quanto ci costa l'adesione all'Unione Europea, quanto diamo noi e quanto lo fa abbiamo... anche David Cameron, tra l'altro. Esatto, quanto abbiamo in cambio, che è una cosa, diciamo, che diciamo gli europeisti di solito non nei loro comizi elettorali, nei loro, diciamo, discorsi di propaganda o anche di dibattito, diciamo, non fanno. Grillo, nei comizi, in piazza, con i suoi elettori, eccetera, fa una serie di numeri. Adesso io non questo... so, mi sembra che siano tutti corretti, e per arrivare alla conclusione, non che si debba uscire dall'Europa, ma che gli italiani debbano ragionare su come si sta in Europa. Io non sono né d'accordo né contrario, certo. Ma è una cosa che Grillo fa in piazza, ecco, certo, diciamo. No, poi c'è anche la Lega che si è aggiunta con referendum consultivo, però soltanto per il Nord. Però comunque è una discussione che Libero naturalmente, dico naturalmente perché comunque la linea così è un po' più euroscettica, c'è stata sempre, è questa, dice, scrive Belpietro: all'inizio la nuova valuta pareva destinata a un successo straordinario e molti la accreditarono come il primo passo verso un nuovo mondo, illudendo l'opinione pubblica che bastasse avere banconote uguali in tutti i paesi d'Europa per garantirsi benessere e prosperità. In realtà, dice Belpietro, chi era forte si è rafforzato ancora di più a scapito del vicino, e naturalmente poi il bersaglio è sempre la Germania, chi era debole si è indebolito più di prima perché ha perso anche la leva della svalutazione competitiva che consentiva di diffondere le merci. Però ecco, non c'è anche un pensiero, questo sì, Marco Valerio Prete, se vuoi naturalmente rispondere, no, non è anche questo però un po' un luogo comune, anche questo, questa analisi qui? No, secondo me io sono d'accordo, come ha detto De Marchis, che sia legittimo e anche salutare avere un dibattito che finora spesso non si è potuto avere, è difficile avere in Italia sull'euro, sul modo in cui stare nell'euro. Anche nel merito, con i numeri, come ha fatto per esempio, penso a Paolo Savona, sul Foglio, sul Sole 24 Ore. Il Regno Unito, la più antica democrazia del mondo, che non è nell'euro ma è nell'Unione Europea, ne sta dibattendo, addirittura arriverà un referendum, che è quello che chiede Grillo, solo che lì lo chiede Cameron, che è il primo ministro conservatore. L'unico mio dubbio è, appunto, intanto sui numeri inoppugnabili di cui parla Libero, ne dico solo due. Un numero inoppugnabile è che da quando noi siamo entrati nell'euro abbiamo risparmiato grosso modo il 3% l'anno sugli interessi sul debito ogni anno, godendo di un ombrello che è quello che è dell'Unione Europea, della sicurezza. Questo numero, dove è finito questo 3% di PIL ogni anno? Lo abbiamo utilizzato male noi, lo ha utilizzato male la classe politica italiana. L'inflazione bassa l'abbiamo avuta, però non abbiamo utilizzato nemmeno quella per far aumentare il potere d'acquisto dei salari. Cioè, ecco, non vorrei che il dibattito sull'euro sia soltanto un modo per, ancora una volta, diciamo,
sparigliare e far capire che le responsabilità sono sempre fuori da noi, fuori dall'Italia, fuori dalla classe politica italiana, fuori dagli industriali italiani, perché poi la produttività totale dei fattori anche lì da quando siamo entrati nell'euro a oggi da noi è calata. Esatto. Dello 0,5% ogni anno, adesso non ricordo. In Francia e in Germania è aumentata. Quindi evidentemente siamo tutti nell'euro, ci stiamo però in modo diverso. Quindi il dibattito sull'euro secondo me va bene, però non deve essere un modo, come secondo me rischia di essere, per deresponsabilizzare tutti noi, industriali, banchieri e politici italiani. Dice bene Loprete, una cosa è l'euro e un'altra cosa sono le politiche che sono state messe in piedi in questi 10 anni, 15 anni in Europa e in particolare in Italia. Esatto. Quindi la moneta unica ha le sue contraddizioni che vanno affrontate e possibilmente risolte, però sono delle politiche sia europee sia italiane che non hanno corrisposto e non hanno utilizzato o tesaurizzato quello che ad esempio ha indicato Loprete, il risparmio dei tassi di interesse e l'inflazione bassa che la globalizzazione ha determinato in quasi tutti i paesi. Sapelli, questa è anche una risposta che si può dare a Grillo, alla linea Grillo, questa che la linea di Pomicino. Sì, è la risposta. Io però devo dire sono più d'accordo con le perplessità di Loprete, con cui mi trovo molto d'accordo. Cioè, io sono stato contrario, secondo la lezione di Baffi, all'entrata nell'euro. Pensavo che fosse disastrosa, perché sapevo che sarebbe stata l'egemonia teutonica, cioè con un paese che ha degli scambi commerciali più favorevoli. Quindi si sarebbe creata una simmetria terribile con una macro rigidità. Con un paese che ha sempre delle eccedenze commerciali, perché la differenza non è solo tra paesi debitori e paesi creditori, ma anche paesi con un surplus commerciale e noi. Adesso siamo arrivati al punto focale, stiamo attenti, guardate, dobbiamo far convincere tutti che se usciamo dall'euro è una catastrofe totale, perché le svalutazioni competitive non le facciamo noi, le fanno anche gli altri. Si creerebbe un protezionismo economico, si creerebbe un disordine monetario, sarebbe una catastrofe. Quindi il problema vero, credo che dobbiamo essere d'accordo tutti, è cambiare la politica europea, riformare la BCE, finirla con l'austerità, fare un neo-keynesismo europeo unito a un neo-schumpeterismo, come dico io, cioè deburocratizzare, aprire le forze vive che agiscono sul mercato, dare fiato alle piccole e medie imprese, quando c'è bisogno facciamo una mano pubblica. Questo bisogna fare, non uscire dall'euro. Bisogna far capire che il problema non è la moneta, ma è l'economia reale e soprattutto la politica economica, che invece l'Europa ha sempre fatto, prima quando c'era l'euro, erogando finanziamenti alle industrie nazionali attraverso il bargaining che a livello di Bruxelles facevano i singoli stati. Quindi l'Unione Europea negli ultimi anni è stata una gigantesca cassa del mezzogiorno inefficiente. Pensiamo alla politica agricola, dove c'era addirittura la lira verde, sembrava di essere un'Unione Sovietica col Gosplan. Quindi queste cose dimentichiamoli, c'è da riformare la politica economica europea e bisogna poi uscire da questo tabù del debito pubblico, perché quello che diceva Gentile è assolutamente giusto. Questo tabù del debito pubblico ci ha ammazzato, ricordo che in questi ultimi 2 anni con l'austerità è arrivato al 130%, quindi voglio dire, vogliamo trarre queste conclusioni, bisogna discutere queste cose. Sì, ecco, ma secondo ma lei mi faccia solo finire. Sì. Ma vi rendete conto che la mancata crescita di questo paese per alcuni punti di PIL dipende dal fatto che abbiamo fatto un referendum sul nucleare e la gente ha votato contro il nucleare, anche perché l'abbiamo fatta votare subito dopo Chernobyl. Ma vi rendete conto cosa vorrebbe voler dire far votare a democrazia diretta sull'euro? Ma si scatenerebbero tutti i deliri satanici che ci sono in questo paese
e che solo la democrazia rappresentativa può tenere a bada, almeno poteva tenere a bada. Adesso invece avete visto che l'homunculus faustiano è uscito e ci abbiamo Grillo. Ma vi rendete conto? Ma voi Grillo... scherzate col fuoco. Ma voi scherzate col fuoco. Smorzare. Quindi lei dice il dibattito sì, però che sia un dibattito, sì. non il referendum, che sì, se ne parli e si spieghi. Con questo gesto ricordo, mi sembra chiaro. Soprattutto ricordo Manzoni, smorzare, sopire, padre generale, far dimenticare. Allora, ma visto che stiamo parlando di Grillo, vorrei chiedere a Goffredo De Marchis come si stanno mettendo le cose per Grillo, se ti sembra anche le sue uscite. Ieri è stato molto, molto duro Grillo, anche nel rivendicare queste presidenze delle commissioni di bicamerali, tipo la Vigilanza Rai e poi il Copasir, voleva il Movimento 5 Stelle. E quello però è un punto un po' delicato, perché in effetti quella è la principale forza di opposizione. Non a caso la commissione di vigilanza Rai non solo non fa il presidente, ma non si è nemmeno composta. Sono terrorizzati. Sì, sono un po'. È meglio non farla, visto che il presidente dovrebbe andare a Grillo, è meglio non costituirla proprio. Laddove era una delle prime, invece. Era sempre una delle prime, bisognava subito controllare la Rai, i partiti non vedevano l'ora di mettere i loro uomini per avere poi i punti di riferimento per chi era dentro la Rai, dei partiti corrispondenti. Ma tu ti aspetti che Grillo cavalcherà questi temi molto e molto, no, la questione dell'euro? Ma io penso che questi temi, non so se la presidenza della commissione della vigilanza Rai possa avere un effetto sull'elettorato di Grillo. La cosa dell'euro sicuramente verrà cavalcata, soprattutto se l'Europa continuerà, come è legittimo, come è giusto forse, a mantenere una politica di austerità e quindi a non dare una risposta positiva alle richieste italiane di un minimo allentamento e di poter investire qualche soldo fuori dai rigidi parametri europei. Ma anche le ultime mosse di Grillo che mi sono sembrate un po' fuori di testa, come gli attacchi a Rodotà, eccetera, a me sembravano invece, poi lo ha spiegato lui, ma fin dal primo giorno mi sembravano invece molto politici. Forse una delle risposte più politiche che ha dato Grillo in questi ultimi tempi è di non farsi scippare il movimento, di continuare magari a individuare una sorta di vecchio nella sinistra, citando vecchio fra virgolette, citando Veltroni, Bersani, in quella lista nera di personaggi politici. Sicuramente Grillo vive un momento di crisi, di contrazione, quel movimento che è veramente spaventoso, in nessun altro paese europeo, ha ragione Letta, un partito di quel genere ha preso il 25%, anche i partiti europei che proliferano in tutti i paesi. Chiediamo allora subito, giusta questa notazione a Ferdinando Giuliano, se il fenomeno Grillo allarma visto da fuori, e mentre lui risponde a questa domanda facciamo anche vedere il suo libro che si titola Eserciti di carta, però appunto Grillo visto dal Financial Times. Ma Grillo secondo noi ha sprecato una grandissima opportunità. Noi eravamo abbastanza convinti da alcune delle cose che diceva riguardo alla necessità di riforma politica dell'Italia. Chiaramente ci sono costi della politica eccessivi, e lì si può tagliare, chiaramente non aiuta il bilancio perché sono numeri abbastanza piccoli, però un segnale molto importante poteva essere dato al paese. Eravamo sicuramente molto meno convinti dalle sue ricette economiche, che non abbiamo capito appieno, sono molto confuse, anche il tema dell'euro non è sviluppato, insomma da quel punto di vista molto meno convincente. È chiaro però che ha perso una grandissima opportunità, perché gli era stata offerta la possibilità di formare se non un governo insieme, ma comunque di provare a fare un cammino con il Partito Democratico a sinistra, e l'ha rifiutato. Per un partito che raccoglie più del 20% dei voti si tratta di una mossa molto deludente, perché chiaramente Il fatto che si sposti così fuori, che mantenga quella rotta lì anti-europea o quel tipo di partito, però così mi sembra che dai risultati delle ultime elezioni, è chiaro, sono elezioni amministrative, non,
non nazionali, però il messaggio che mi sembra venire fuori è che molto del voto di opinione che andava a Grillo, quindi non i militanti, non la pancia, non le persone che vanno a interagire sul suo blog, stanno un po' andando via, si stanno un po' rimasti un po' delusi. Devo purtroppo interromperti perché mi fanno segni tassativi che dobbiamo chiudere. Grazie a tutti i nostri ospiti. Omnibus torna naturalmente domani, dopo di noi Coffee Break. Buona giornata a tutti.